Stiamo svolgendo il nostro percorso di riflessione lungo questo ottavario in preparazione alla festa della Madonna. Quindi questa sera non farò l'omelia in riferimento ai testi che abbiamo appena sentito, ma continuiamo la nostra riflessione. Ecco, giusto per creare un aggancio ai molti che nei due giorni precedenti non c'eravate, stiamo riflettendo su questo tema: come Maria siamo pellegrini della fede. Questa espressione, pure non così esattamente, la utilizzò il cardinale Pappalardo nel 1991 dal balcone del municipio di Altavilla, nel discorso che solitamente l'arcivescovo tiene a quanti vengono alla processione della Madonna l'8 settembre. Abbiamo visto nei primi due giorni che cosa significa essere pellegrini della fede. Non torno indietro perché sennò non procediamo nel nostro discorso. Questo serve ad inquadrare per tutti gli altri. Il passaggio che dobbiamo fare questa sera è un passaggio importante, delicato. Abbiamo compreso ieri che cosa significa essere ingravidati come Maria dall'azione dello Spirito di Dio, di quel Verbo eterno della vita di cui Maria è divenuta madre, ma che in qualche modo per noi, come lei, discepoli del Figlio suo, accade dal giorno del battesimo in poi. Anche noi, da quel giorno, siamo ingravidati, come Maria, del Figlio unigenito di Dio. E come, ieri dicevamo, una donna incinta vede cambiare la sua vita, il suo corpo, la sua psiche, la sua personalità, proprio perché incinta del bimbo, del figlio, così anche noi. Essere gravidi del Figlio di Dio, cioè avere in dono la fede, perché la fede è Gesù stesso, significa lasciarsi trasformare da questo figlio concepito, inevitabilmente, come la donna incinta. La donna incinta cambia. Una donna che ha gestato un figlio non sarà più, mai più quella di prima, è una nuova donna. Così un uomo e una donna credente in Cristo, se ha lasciato che lo Spirito Santo concepisse in lui, in lei, il Verbo eterno della vita, quell'uomo, quella donna non saranno più uguali a prima. Ma man mano che quel figlio cresce nel grembo, la vita stessa di quella persona è trasformata, è modificata, è rinnovata. È la presenza di quel figlio che cambia tutto. E questo vale per la nostra vita credente. L'eccomi di Maria, ricordate, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo quello che tu hai detto, quell'eccomi che dobbiamo dire tutti noi, se vogliamo concepire Gesù nella nostra vita, quell'eccomi non è solo una parola buttata lì, quasi, come si dice, per rispetto a chi ci vuole fare il dono, per intenderci, quando qualcuno ci regala qualcosa, anche se non ci piace, che cos'è che diciamo? Per ipocrisia e per non offendere chi ci ha fatto il regalo, cos'è che diciamo? Mi che bello, grazie, che ne so, ne avevo bisogno, mi serviva, magari poi vi chiamo e mi chiedo un don cascione, no? O se non addirittura da qua. Ma per ipocrisia tante volte diciamo grazie, sì, bello. Non è che questo eccomi nei confronti dell'iniziativa di Dio
che vuole che noi concepiamo suo figlio deve essere un eccomi di riguardo, di opportunità, come dire, vabbè, grazie, sì Signore, certo, tu mi fai dono di Gesù, tuo figlio, eccomi, come Maria, quanta bella poesia facciamo su queste cose, eccomi Signore, sono qua, sono pronto, eccomi. No, l'eccomi di Maria, così anche il nostro, impegna la vita, cambia la vita, cambia il corso della vita, cambia il corso della vita. Ci avete pensato che Maria aveva altri progetti? Sì, Maria si era già sposata con Giuseppe, non era ancora andata a vivere con Giuseppe, perché nella tradizione ebraica funzionava così: prima si celebrava il matrimonio, dopo qualche tempo lo sposo andava a prendersi la sposa a casa, che era ancora a casa dei genitori, e con un corteo festoso si recavano nella casa coniugale. Oggi spesso capita al contrario: prima si vanno tutti ad abitare insieme, a stare insieme, a fare pure i figli, poi ci si sposa e poi ci si divorzia. E così è. Umun è sutta supra per ora, che volete fare? No? Maria aveva i progetti suoi con Giuseppe ed erano progetti santi, nella volontà di Dio erano. Maria lo dice all'arcangelo Gabriele: a scanso d'equivoci sappi che manco mio marito ancora conosco, non conosco uomo, manco conosco mio marito ancora. Com'è possibile che io possa diventare madre? Avevano i loro progetti, cioè anche quelli di conoscersi. Maria e Giuseppe mica erano babbi e mica erano disincarnati. Avevano progetto di fare famiglia come Dio comanda, di mettere al mondo figli, perché l'amore tra i coniugi ha questo obiettivo, e i figli sono il segno visibile dell'unità e della santità del progetto familiare, del rapporto coniugale. Avevano questo progetto, ma quell'eccomi di Maria alle parole dell'angelo che gli svelava quel tanto che poteva del progetto di Dio su di lei e quindi su Giuseppe, quell'eccomi di Maria è un eccomi che è pieno. Non è di circostanza, non è di buona educazione, non è di rispetto per non mortificare l'angelo e farlo contento e garbato, così che quando poi se ne andava, appena l'angelo se ne andava, la Madonna diceva: e mo aspetta a me e vedi se faccio quello che dici tu. È un eccomi vero, pieno, che cambia la vita, cambia i progetti. Come Maria, se noi vogliamo essere pellegrini della fede in questo mondo, ingravidati del Figlio di Dio unigenito, Cristo Gesù, concepito nelle nostre vite, noi dobbiamo lasciare che questo Figlio di Dio ci cambi la vita. Dobbiamo accettare di modificare i nostri progetti. Eh sì, i nostri progetti. E qui però sorge la domanda: ma davvero noi siamo pronti a cambiare i nostri progetti in ragione di Gesù? Guardate che io ho il fondato dubbio che la stragrande maggioranza di noi non abbia nessuna reale volontà nel cambiare i propri progetti per fare posto, facendo posto a Gesù nella propria vita. Noi molte volte, non so con quale buon senso, pretendiamo di far viaggiare accanto cose tra loro che non funzionano, che non si assimilano. Diciamo di sì a Dio,
perché Gesù sia concepito nella nostra vita, diciamo il nostro eccomi, però poi la nostra vita continua a viaggiare su un altro binario. Continuiamo a portare avanti i nostri progetti in barba a quello che è il progetto di Dio. Continuiamo a seguire le nostre logiche, le nostre mentalità, i nostri stili, i nostri costumi, le nostre convinzioni, piuttosto che lasciare che l'insegnamento di questo Figlio di Dio cambi il modo di ragionare, di pensare, di progettare, di parlare, di relazionarci con gli altri, di realizzare la nostra vita. Così che viviamo da schizofrenici. Da una parte abbiamo detto di sì a Dio, ma dall'altra parte la nostra vita segue il suo percorso. E spesso per giustificarci rispetto a questa schizofrenia siamo capaci di trovare tutte le ragioni di questo mondo. Cominciamo a dire, vabbè, ma Gesù, era il Figlio di Dio. Ah sì, beh, ma la Madonna, che c'entra? Ma quelle sono cose antiche, cose vecchie, allora magari funzionava così, oggi il mondo va in un'altra maniera. Ma la cultura, la società, troviamo tutte le giustificazioni per non cambiare di una virgola la nostra vita. Così che anziché essere pellegrini della fede come Maria, noi diventiamo impostori della fede, perché apparentemente abbiamo il cartellino «Sono cristiano cattolico». Poi qualcuno c'ha sotto la frasetta «non praticante». Capite bene che questa è una stupidaggine, ma anche senza il non praticante abbiamo il cartellino «sono cattolico, cristiano cattolico», ma la nostra vita dice il contrario. Allora oggi pretende di essere cristiano cattolico chi è mafioso. Chi è mafioso può essere cristiano cattolico, ma manco per sogno. Pretende di essere cristiano cattolico chi truffa, chi imbroglia, chi raggira, chi inganna, chi violenta, chi aggredisce. Pretende di essere cristiano cattolico chi sposa ideologie che negano il Vangelo. Pensate a tutti quelli che portano avanti l'ideologia LGBT, no? Pensate a tutti quelli che portano avanti ideologie che confliggono con il primato degli ultimi e dei poveri, che hanno idolatrato il guadagno, il denaro. Pensate a tutti quelli che hanno idolatrato il successo, la carriera, a tutti i costi, e per raggiungere gli obiettivi che si sono dati pestano i piedi a chiunque. Violentano con le parole e con i fatti, calunniano, mentono, diffamano, utilizzano i moderni mezzi della comunicazione per gettare vagonate di fango addosso agli altri, pur di arrivare i primi, essere i primi. Come fa uno che vive così, che ha idolatrato se stesso, i propri progetti, le proprie aspirazioni, che ha assolutizzato i propri desideri fino al punto da organizzarsi, arrivare in Parlamento e fare votare le leggi perché quello che è contro natura, contro ogni verità, contro il vero bene dell'uomo, diventi possibile? Come può uno che vive così dirsi cristiano, cattolico? E badate bene che qui non si tratta di questione di quale partito. Mi dispiace che ci siano oggi nella Chiesa persino vescovi e teologi che prendano le parti di uno o dell'altro, che si schierino a difendere o ad accusare una parte contro l'altra. Qui non si tratta di sopra o di sotto, di meridione o di settentrione, di est o di ovest. Parliamoci chiaro. Qui si tratta di capire
se le scelte politiche che vengono fatte sono conformi al Vangelo o fanno a pugni con il Vangelo. E attenzione, perché se poi si demonizza uno e si santifica un altro, e no, lì noi facciamo un cattivo servizio al Vangelo come Chiesa di Gesù Cristo. E capite bene, siamo partiti dal chi sono io per giudicare e poi finiamo per condannare alcuni e assolvere altri secondo quali criteri? Non quelli evangelici. Dobbiamo stare attenti. Se diamo il nostro eccomi a Dio, dobbiamo lasciare che Dio trasformi la nostra vita ad immagine e somiglianza del suo figlio Gesù. La regola di vita per chi ha detto eccomi come Maria, per chi vuole essere pellegrino della fede come Maria, per chi vuole essere cristiana, cristiano, la regola di vita è il Vangelo. È il Vangelo. Chiaro che rispetto a quel Vangelo tutti noi facciamo fatica. Tutti noi dobbiamo combattere la nostra buona battaglia. L'Apostolo ce lo dice. Dobbiamo combattere la nostra buona battaglia, ma la buona battaglia non è contro gli altri. La buona battaglia è in noi stessi. Noi abbiamo rinunciato a combattere in noi stessi tutto ciò che in noi fa guerra a quel bimbo, quel figlio di Dio che cresce dentro di noi. Ma l'avete mai vista una donna incinta che magari ha una gravidanza cosiddetta a rischio? Il medico gli dice: signora, non mangi i crostacei, non mangi le fragole, signora, se non tocchi il gatto, signora, non ti avvicini a questo, signora, stia qui, perché se no il figlio, il bambino. Se noi vogliamo che il figlio di Dio cresca nella nostra vita e la nostra vita possa essere trasformata d'immagine di quel figlio, allora noi dobbiamo stare attenti. Ci sono cose che non possiamo e non dobbiamo fare. Come cristiani, non vale che poi lo facciano gli altri. Ah, ma quello lo fa. Ma tu l'hai concepito il figlio di Dio dentro di te? Se l'hai concepito, se l'hai accolto, non puoi più guardare l'altro cosa fa o non fa. Ah, ma quello ruba, che io che sono più scemo. No, tu sei figlio di Dio. Ah, ma quello divorzia, e io che sono più babbo. No, tu sei figlio di Dio. Ah, ma ormai sai, ti prendi la pillola del giorno dopo e quello che hai fatto due giorni prima te lo puoi scordare. Non lo fa un figlio di Dio. E perché? Perché è più scemo degli altri? No, perché è figlio di Dio. Tutti mangiano le fragole, ma se tu hai una gravidanza a rischio e il medico ti ha detto se mangi le fragole a tuo figlio gli può venire uno shock, tu non le mangi. Se abbiamo detto eccomi, se abbiamo detto eccomi, quell'eccomi ci cambia la vita. Maria l'ha detto eccomi, lei pellegrina della fede, e quell'eccomi ha messo in moto in lei tutto ciò che potesse favorire la realizzazione della volontà di Dio. Allora la domanda oggi per noi è: se abbiamo detto di sì a Dio perché ci facesse dono del suo figlio Gesù e lo abbiamo accolto, stiamo combattendo la buona battaglia in noi perché questo figlio di Dio possa crescere e non venga ucciso nel nostro grembo, non venga soffocato, eliminato da tutti i nostri desideri e progetti sbagliati?
ci mettiamo in piedi, fratelli e sorelle, e rinnoviamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio.